È stato celebrato anche a Pieve Fosciana il 70° anniversario della liberazione, in ricordo dell'ingresso in Garfagnana delle truppe alleate e dei partigiani il 20 aprile del 1945. La manifestazione è iniziata alle scuole primarie, dove è stata inaugurata la mostra dal titolo La guerra in soffitta. Un bel lavoro da parte degli alunni, delle loro famiglie e degli insegnanti. Dalle soffitte delle abitazioni sono state recuperate molte testimonianze del periodo della guerra, che poi sono state esposte all'interno della scuola. Gli oggetti sono stati anche digitalizzati e catalogati con relative spiegazioni. La giornata è poi proseguita con la Santa Messa celebrata da Don Grassi, che nella sua omelia ha ricordato anche il dramma delle centinaia di migranti morti nel canale di Sicilia. Poi il corteo, composto anche da rappresentanti dei comuni della Garfagnana e dalle associazioni combattentistiche, si è spostato al monumento ai caduti di tutte le guerre, dove si è svolta la cerimonia ufficiale presieduta dal sindaco di Pieve Fosciana, Francesco Angelini. Sono trascorsi 70 anni, ha detto tra l'altro il sindaco, e noi vogliamo ricordare il sacrificio di tanti che hanno permesso alle generazioni che si sono succedute di vivere realmente libere in pace e democrazia. Una cerimonia semplice ma a tratti commovente, nel corso della quale sono stati consegnati riconoscimenti agli ultimi testimoni di quel periodo, che segnò l'inizio di una nuova epoca anche in Garfagnana.